ma che suoneria è? Vediamo. Innanzitutto abbassiamo questa suoneria assurda, poi vediamo che... Oh, un vocale dal fantastico mondo di traiettorie, sentiamo. Ciao Giuseppe, senti, per il concerto di Yawon Deutsch di venerdì 1 ottobre alla Casa della Musica alle ore 20:30, volevamo sapere una cosa. Nel programma di sala dici che la chitarra elettrica dimostra che il pezzo musicale è il suo strumento, così come il medium è il messaggio. Cosa intendi? Cosa intendo? Cioè, oddio, intendo che nella musica contemporanea lo strumento diventa l'essenza del pezzo stesso, perché ad esempio, che so, prendiamo la Cité des Saules di Udo Fuhr, che suona Deutsch, che ha un'atmosfera surreale, vuole suscitare determinate reazioni psicologiche nello spettatore, no? Ecco, cioè, che poi è nato un pezzo un po' talso, una cosa così. Ecco, qui in quel caso lì è la chitarra elettrica, con tutti gli sfocamenti, le distorsioni, le interferenze che vengono prodotte dalla live electronics, che diventa quella atmosfera, cioè non è che la crea, è quell'atmosfera. Cioè, non è che se la fai su un altro strumento è la stessa cosa. Questo intendo. E poi, a pensarci bene, anche il pezzo di Steve Reich, Electronic Counterpoint, voglio dire, è la stessa cosa, perché c'è un contrappunto con una chitarra elettronica live, elettrica live, e l'elettronica con 12 chitarre elettriche registrate e due bassi, contrappunto, tutte le cosine minimaliste, ossessive e minimamente variate, tipiche del minimalismo, ma alla fine non è che è un contrappunto che se lo fai con un clavicembalo è la stessa cosa, no? Quindi forse dovevo dirglielo. Un altro. E perché allora negli altri due pezzi non è così? Perché quelli sono pezzi di 20-30 anni fa, i primi due, quelli di prima, mentre, cioè, uno del 87 e uno del 97, no? Mentre gli altri due sono uno del 2012 e uno del 2018. Cambia la sensibilità, passano i tempi. E la chitarra elettrica, che voglio dire, è uno strumento caratteristico della musica pop, rock, mentre è meno frequentata dal mondo della musica contemporanea cosiddetta colta, insomma, quella roba lì, è come se dopo tanti anni recuperasse un po' la sua gioventù, quindi la sua vera natura. Per cui, per esempio, Sgogo Y non usa il live electronic, però va alla ricerca di sonorità ugualmente distorte, come se la chitarra elettrica potesse fare tutto da solo, così come cercava quelle sonorità particolari in gioventù, nel mondo, capito? Nel mondo della musica pop e rock. Che poi anche l'altro pezzo, quello di Asher O'Malley, All the Boys Forgot About You, cioè è la stessa cosa, cioè c'è il microfonino sul capotasto. Dietro, sembra che il suono venga da dietro, cioè una specie di illusione, però alla fine è un modo per suonare un po' liberamente, no? Cioè per muoversi liberamente con quei suoni, forse anche questo avrei dovuto dirlo. Sì, avanti. Senti, poi volevamo dirti che dato che in questo momento non ci sono sale disponibili, abbiamo detto a Yaron di venire a provare a casa tua quella chitarra elettrica. Dovrebbe essere già lì attaccato alla presa a suonare, ok? Attaccato alla presa a casa mia? No, che c'ho il forno e la lavatrice accesi! Cavolo! Ecco. Giuseppe, no, ma scherzavo! Giù, ci sei?